Vieni circondata per la tua vita, fui portato in questura. Subito negai, io dissi io sono Luigi Roncaglia, questa canaglia di fascista. Disse ben, dice allora al questore, io chiedo il confronto tra lui e sua madre. E il pensiero di trovarmi di fronte a mia madre, a questa vecchia, che pur essendo, non condividendo le mie idee, era orgogliosa di me, evidentemente mia madre ne avrebbe subito uno shock e non avrebbe potuto dire no, non è mio figlio. E allora per risparmiare questa mia madre ho detto ma sì, sono Sandro Pertini, eccomi pronto qui. Vorrei sapere chi è qualche amico che ricorda con più entusiasmo. Ecco, un amico che io ricordo sempre, con grande ammirazione, con dolore anche perché è morto, si può dire, in carcere, e con grande ammirazione, con grande affetto, è Antonio Gramsci, che è stato in carcere con me a Turi di Bari. Quello è l'uomo, è il compagno di carcere, era comunista, io sono socialista, non importa, ma è quello che ricordo di più. Io caddi ammalato a Pianosa, la notizia giunse ai miei amici di Savona, i miei amici di Savona che mi seguivano spiritualmente con ammirazione, andarono da mia madre e le dissero, signora, lei bisogna che faccia domanda di grazia. Ma no, no, no. Io ho promesso a Sandro di non fare mai questo atto di debolezza, io voglio rispettare la sua fede politica anche se non la condivido. Beh, allora le dissero la verità, lei sola lo può salvare, Sandro si trova in una situazione grave, è ammalato, se non lo fa togliere dal carcere muore in carcere. E una madre dello spur di salvare la vita di un figlio si aggrapperebbe a un ferro rovente. La comunicazione che mia madre ha presentato domanda di grazia in mio favore mi umilia profondamente. Non mi associo quindi a simile domanda, perché sento che macchierei la mia fede politica, che più d'ogni cosa della mia stessa vita mi preme. Non ci sono parole che possano esprimere quello che io sento. Non ci sono parole, signora. Lei lo può comprendere. Ho visto adesso dei bambini laggiù nella sala di rianimazione, ma due stanno morendo ormai, una bambina, un bambino, una cosa straziante. Soddisfazione, poi te lo devo dire, è stata la conoscenza che ho fatto di questo Papa. Lui sa che non sono un credente, ma questo non gli ha impedito, non gli impedisce di essermi amico. Siamo diventati amici, un uomo molto umano, lui non ha mai pronunciato una parola per modificare questo mio modo di pensare, cioè quello di non essere credente. Voglio dire dal profondo del cuore, grazie, Presidente Pertini. Per quello che hai fatto in questi giorni tragici, per come sei voluto stare accanto a Enrico, alla sua famiglia, a tutti noi, per l'affetto generoso che hai testimoniato cogliendo i travagli così profondi degli uomini e delle loro ragioni ideali. Questa sera, così dolce che si potrebbe bere, da passare in 100.000 in uno stadio, una sera così strana e profonda. Tardelli! Dice anche la... Gol! Gol! Tardelli, raddoppio! Tardelli! Esultiamo con Pertini! Dei miracoli che mi confonde, mi sembra di sentire il rumore di una nave sulle onde. Si muove la città, con le piazze, i giardini e la gente nei bar. Galleggia e se ne... Gentile, è finito! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Anche senza corrente camminerà. Ma questa sera vola. Ha giocato male Verzo. No, Verzo, lo faceva lui il 7. Io l'ho fregato. Devo mettere l'asse. Devo lasciarlo. Battetevi sempre per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale. La libertà senza giustizia sociale non è che una conquista fragile, che vale, che si risolve per molti nella libertà di morire di fame. Bisogna che alla libertà sia unita la giustizia sociale, sono un binomio inscindibile. Lottate quindi con fermezza, giovani che mi ascoltate, perché lottate in questo modo per il vostro domani e per il vostro avvenire, ma siate sempre tolleranti. Dico al mio avversario, io combatto la tua idea che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu la tua idea la possa esprimere sempre liberamente.